regionale al terzo anno di mandato, il bilancio del lavoro degli ultimi 12 mesi. Dall'Unione Europea 683 milioni per le opere pubbliche toscane. Addio a Sergio Staino, il cordoglio dell'Aula. Al via dal 3 novembre il Fogliano Book Festival. Tempo di bilanci per il Consiglio regionale, che tira le somme del lavoro svolto negli ultimi 12 mesi. Un'attività intensa portata avanti in modo corale dai consiglieri che, a dimostrazione dell'impegno profuso, sono stati presenti al 96% delle sedute. È stato un anno diverso dal solito, è stato l'anno della ripartenza, siamo finalmente tornati a riunirci in presenza. Lo abbiamo fatto ponendo sempre i giovani al centro delle nostre scelte politiche, anche delle risorse che abbiamo deciso di utilizzare verso di loro, sostenendo i progetti che ci arrivavano dai territori. Insomma, un po' un cambio di paradigma, lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica e facendo in modo che quelle risorse dessero risposte a problemi concreti, reali. In ufficio di presidenza la quasi totalità delle scelte è stata fatta all'unanimità, senza differenza tra maggioranza e opposizione. Un lavoro bipartisan che punta a rinsaldare la sinergia tra istituzioni. La sinergia che vi è tra istituzioni deve essere un valore che deve essere perseguito tutti i giorni, magari aggiornando anche strumenti operativi come regolamento, statuto. È una battaglia quella di poter far sì che la Regione Toscana sia all'avanguardia su tutto, che dobbiamo portare avanti concretamente in modo sincero e schietto tutti i giorni. Questo è quello che dobbiamo assolutamente fare e siamo a dire che dobbiamo lavorare come istituzioni per cercare di renderci utili nei confronti dei toscani tutti. Certo, bisogna sempre più cercare una sinergia e una collaborazione, perché è sempre fondamentale che le opposizioni, così come la maggioranza, siano ascoltate. L'attività del Consiglio ha riservato particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione. Il Consiglio regionale è casa dei toscani, che si è riappropriato di una funzione importante. La nostra esperienza parte dopo il Covid e oggi si ripropone per gli ultimi due anni del nostro mandato, sempre positiva, sempre con la possibilità anche di dare opportunità alle imprese. Se pensiamo alla grandissima opportunità che diamo a tante aziende toscane di presentarsi in America per avere opportunità di crescita, i giovani sono stati al centro del mio agire personale, soprattutto quando abbiamo dato loro opportunità di poter gestire degli eventi in proprio, l'opportunità di riappropriarsi della conoscenza delle nostre attività e soprattutto della possibilità di fare un progetto innovativo che partirà nelle prossime settimane, quello dell'identità toscana. Il bilancio del lavoro svolto quest'anno dal Consiglio regionale è stato l'occasione per fare il punto sull'attività delle varie commissioni. Quello di quest'anno è stata un'attività particolarmente significativa sotto il profilo della programmazione, poiché la prima commissione ha licenziato, anche all'esito di una serie importante di consultazioni molto partecipate, il programma regionale di sviluppo, l'atto di programmazione principale della Regione Toscana, che ha finalmente visto la luce e al quale si andranno ad uniformare tutte le scelte strategiche che la Giunta regionale e anche il Consiglio, per quanto di sua competenza, andranno a svolgere negli anni residuali di questa legislatura. Atti importanti anche per la Commissione Ambiente, che a breve sarà in visita alle Cave di Marmo. Sicuramente l'obiettivo più importante è quello dell'approvazione del piano dell'economia circolare. Ci ha impegnato davvero tante sedute, abbiamo audito decine di soggetti, ci siamo occupati poi dei parchi, delle riserve naturali. Ci sono ancora tante cose, tante pagine da scrivere per questa Toscana. Presto andremo nelle Alpi, a Poane, per vedere le Cave di Marmo, anche quello un grande settore che deve coniugare il rispetto dell'ambiente con l'economicità di quei territori. Numerose le audizioni effettuate nel corso dell'ultimo anno anche dalla Commissione Sanità. Noi come Commissione abbiamo cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti qualificati, associazioni di categoria, sindacati, professionisti del sistema sanitario, i cittadini, perché sempre più
l'istituzione sia partecipata dai nostri concittadini e sempre più la nostra funzione di controllo e di indirizzo della Giunta possa andare a svolgersi in maniera aderente a quelle che sono le realtà e i desideri di tutta la nostra comunità, ovviamente con grande attenzione a quelli che sono i dati che ci vengono continuamente forniti dalle nostre agenzie che costantemente fanno un lavoro egregio. Trasformare la cultura in un motore di investimento è uno degli obiettivi della quinta commissione. La Commissione Cultura è stata impegnata particolarmente nella gestione degli stati generali della cultura in Toscana. L'obiettivo fondamentale sarebbe quello di trasformare la cultura da un puro e semplice centro di costo a un vero motore di investimento strategico. Quindi il tema delle residenze artistiche, il tema di favorire gli artisti e tutti gli operatori di cultura nell'esercizio delle loro attività sul territorio sarà uno degli obiettivi delle politiche del futuro. Più articolate le valutazioni sul lavoro della Commissione Controllo, presieduta dall'opposizione. Per la Commissione Controllo un altro anno di lavoro intenso, nonostante, come sa bene, il Presidente del Consiglio regionale abbia più volte sollecitato una dotazione di personale probabilmente diversa e più specifica per le competenze della nostra Commissione, che si rifanno soprattutto al controllo delle aziende partecipate alla Regione e al controllo degli atti dei dirigenti della Giunta in materia di contratti e di patrimonio, perché si tratta di competenze trasversali che richiedono appunto professionalità sempre più adeguate e sempre più dedicate vista la mole del lavoro che dobbiamo svolgere. Un ringraziamento non soltanto ai commissari, a tutto il personale che ci fa da supporto e anche agli enti, ai soggetti, ai presidenti, ai consigli di amministrazione che via via sono venuti ascoltati in audizione dalla nostra commissione. In occasione del bilancio delle attività degli ultimi 12 mesi è stata presentata anche la nuova versione del sito istituzionale del Consiglio regionale. Tra le novità, la presenza sulla homepage del calendario delle attività dell'Aula e delle commissioni. 683,5 milioni di euro per le opere pubbliche in Toscana dai fondi di sviluppo e coesione dell'Unione Europea. La Giunta regionale ha avviato l'iter con una delibera che porterà alla realizzazione di importanti opere infrastrutturali su tutto il territorio regionale. 113 milioni andranno al completamento della linea tranviaria Peretola-Polo Universitario, 33 milioni alla viabilità in Val di Nievole, 23 milioni per gli interventi fra La Piana e Prato e altri 7 milioni per il Livornese. 20 milioni saranno investiti nel completamento del nuovo ospedale di Cisanello, 15 per l'edilizia residenziale pubblica e 10 per la rigenerazione urbana. Tra gli interventi per l'edilizia scolastica anche 6 milioni per la ristrutturazione dell'istituto alberghiero di Massa. E complessivamente noi andiamo a coprire in modo organico una strategia di infrastrutture per la Toscana diffusa. Io sono molto contento, questi progetti passeranno al vaglio del Ministero che è appunto competente per l'FSC, che rappresenta la terza fonte di finanziamento per le regioni dopo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dopo i fondi europei e quindi complessivamente 685 milioni. A quegli interventi che ho detto vanno aggiunti i 41 milioni già impegnati per le bonifiche a Piombino e 110 milioni che si riferiscono soprattutto a interventi sulle scuole, appunto nelle località più diffuse della Toscana. Noi abbiamo come finanziamenti la possibilità che è offerta dal decreto legge del 19 settembre, il 124, di poter utilizzare complessivamente circa 685 milioni di euro per opere infrastrutturali in Toscana, che alla luce dei progetti esecutivi o comunque definitivi ben avviati abbiamo individuato e proposto con delibera della Giunta al Ministro Fitto, che è il Ministro competente, con il quale costruttivamente stiamo lavorando per un accordo di programma. Vi è il completamento di quello che è il terzo asse all'esterno di Firenze della rete tranviaria verso Sesto Fiorentino, per l'esattezza il primo lotto da Peretola al
liceo Agnoletti, che rappresenta un po' la porta del polo scientifico di Sesto, e poi verso il centro di Sesto, Piazza del Mercato, e in questo intervento abbiamo messo 132 milioni che consentiranno di arrivare alla stazione di Castello, dove c'è l'interrelazione fra la tranvia e il treno, i treni che vengono da Lucca, da Montecatini, da Pistoia, da Prato, che a quel punto, senza andare a Santa Maria Novella, le persone possono entrare nella tranvia e la tranvia li porta a San Donato di Novoli, dove c'è l'università, dove c'è il Palazzo di Giustizia, la banca, i palazzi della regione. 132 milioni che si vanno a sommare con i 104 milioni per la sanità, che mettiamo per il bilancio di parte corrente del Fondo Sanitario Regionale, che si aggiungono a 95 milioni per quello che sono interventi di accesso agli ospedali. Da un lato Careggi, con la strada che viene finanziata da Viale 11 Agosto fino a quello che è appunto il polo ospedaliero universitario di Careggi, e dall'altra parte Cisanello, 20 milioni per il completamento dei padiglioni e 5 milioni per un tratto della strada tangenziale nord-ovest di Pisa. E poi ancora il Cipressino, ovvero la strada importantissima che rivoluziona il passaggio dalla Siena Grosseto, nella località, nell'uscita alla superstrada a Paganico, fino verso il Monte Amiata. In questo caso la strada da provinciale diventa regionale, appunto 65 milioni che vengono utilizzati per fare la strada più larga, più sicura e con meno curve. Dall'altra parte interventi sempre stradali a quello che è tre lotti degli interventi stradali sulla Val di Nievole, le una verso Massacozzile, l'altra verso l'Arciano, l'altra da Seravalle a Monsulmano, sulla piana che va verso Prato, e quindi il tratto di strada che ancora manca, che fa da tangenziale alla località Capalle fra Campi Bisenzio e Prato, e poi a Signa e poi alla Strassigna, e poi 14 milioni su Cortona, la tangenziale. Accanto a questi interventi di natura più propriamente infrastrutturale, ecco interventi per l'edilizia residenziale pubblica, la rigenerazione urbana, 15 più 10, difesa del suolo, circa 40 milioni proprio di interventi minuti che possono andare da Pizzicone, ovvero l'area di espansione e tutela dell'Arno, Figline Valdarno, all'arginatura del fiume Ema, alla strada che fu, la scuola che fu devastata, la scuola alberghiera a Massa, per 6 milioni. Un minuto di silenzio per ricordare Sergio Staino, il giornalista, fumettista, vignettista toscano, scomparso lunedì all'età di 83 anni. Il Consiglio regionale lo ha ricordato in apertura della seduta di mercoledì scorso. È stato un grande toscano, ricordo di averlo conosciuto meglio durante il mio primo impegno da presidente del Consiglio regionale. Ci ha regalato una vignetta bellissima, la Toscana non si ferma, e una vignetta in cui sostanzialmente c'era il suo bobo che stava per essere giustiziato, era la festa della Toscana, e in quella vignetta ci sta tutto Sergio Staino, il suo amore per la nostra terra, la sua voglia sempre di stare dalla parte degli ultimi, di farlo come uomo libero, e con quella vignetta e con quelle parole è stato il più bel ricordo che ha voluto lasciare alla sua terra, la Toscana. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando il link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.